Romeo, ne ha facoltà. Sì, grazie, grazie Presidente. Ma intanto mi piacerebbe capire dagli interventi che ho sentito, perché da una parte dell'emiciclo sento dire di provvedimento da Far West, cittadini giustizieri, provvedimento pericoloso, e dall'altra parte dell'emiciclo sento dire che è un provvedimento annacquato. Insomma, quindi vuol dire che evidentemente il buon senso sta nel mezzo, che è il provvedimento che abbiamo portato avanti noi. Tenevo a sottolinearlo, come ci tengo a sottolineare il fatto che nessuna strumentalizzazione della paura dei cittadini, come abbiamo letto nella relazione di minoranza, ma sono stati fatti di cronaca le aggressioni nelle abitazioni private, negli esercizi commerciali, con una particolare violenza che non ha risparmiato in molti casi né anziani né bambini, che hanno indotto la Lega, diciamo, senza problemi, e i rappresentanti dei 5 Stelle, questo governo, a voler intervenire perché fosse a livello legislativo qualcosa bisognava cambiare, forse le disposizioni vigenti non erano tali da cercare di contrastare questi fenomeni. Certo, è vero che lo Stato spetta la repressione, ci mancherebbe, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo ripetuto, lo ribadiamo oggi in quest'Aula, però cosa fare quando lo Stato non può o non riesce a intervenire? Cosa fare nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e c'è un'impossibilità diciamo così, di riuscire a intervenire per fermare questo fatto attraverso il tempestivo intervento delle forze dell'ordine? Non vorremmo mica mettere un poliziotto in ogni abitazione e per poi dopo sentirci dire che non siamo contrari alla militarizzazione delle nostre città. Quindi laddove lo Stato non riesce a intervenire, non c'è tempestività, occorre dotare il nostro ordinamento di uno strumento che possa essere efficace e che consente ai cittadini di potersi difendere, se no non sarebbe previsto nel codice penale l'istituto della legittima difesa, non sarebbe mai stato introdotto, quindi se è stato fatto evidentemente una ragione c'era. Ma proprio perché la norma di oggi non riesce a rispondere alle reali esigenze, perché nella sua interpretazione, nelle sue varie interpretazioni, devo dire giurisprudenziali, ha purtroppo determinato la sua inapplicabilità, la sua inefficacia. E lo diciamo perché ci ricordiamo che quella legge alla fine l'abbiamo fatta noi, quindi ci prendiamo noi questa responsabilità oggi di dire abbiamo fatto una legge, ci siamo accorti che nel tempo, purtroppo per un'interpretazione che veniva data dalla magistratura, non funzionava. Bene, da persone intelligenti quali siamo, diciamo correggiamola, la cambiamo. Questa è l'impostazione che noi abbiamo dato, perché non si può far passare l'aggredito dalla parte del torto. Questo è stato il motivo per cui siamo intervenuti. Quindi, coerentemente col nostro programma elettorale e col contratto di governo, alla fine introduciamo questo principio di presunzione di legittima difesa. Presunzione che ovviamente cosa dice? Cosa mette in evidenza? Che si riconosce sempre, sempre la proporzionalità tra difesa ed offesa. Questa è la novità introdotta dal nostro provvedimento. Proprio per superare quel potere discrezionale dei giudici nella valutazione della proporzionalità degli atti compiuti dall'aggressore e dal cittadino, ovviamente, aggredito. Cosa c'è, noi diciamo, di irragionevole in tutto questo? Perché nella relazione di minoranza si dice un provvedimento irragionevole. Forse sono irragionevoli gli ordinamenti e le leggi previsti in paesi come la Gran Bretagna e la Germania, che spesso proprio da voi vengono presi come riferimento perché sono i paesi a cui ispirarci, perché l'Europa, perché quant'altro. Prima la Gran Bretagna, dopo la Brexit avete cambiato un po' idea, però comunque lo spirito è sempre comunque quello di prendere come riferimento paesi che hanno già queste normative. E noi abbiamo preso come riferimento proprio questi paesi dove non esiste il principio della proporzionalità tra difesa ed offesa. Poi non è vero, scusatemi, che non ci saranno più processi. Anche questo ho sentito, non ci saranno più processi, la giustizia fai da te, stiamo rovinando il nostro Stato di diritto, lo Stato ha fallito, sentendo alcuni interventi e commenti nella giornata di oggi.
addirittura qualcuno che pensava che col nostro provvedimento si potessero andare a comprare le armi al supermercato. Anche questa è un'altra cosa che abbiamo sentito spesso nei media. Certo che ci saranno i processi, sì, con tutte le fasi di accertamento, solo che saranno più immediati e non sarà più come prima dove ci sarà un'interpretazione, ma il giudice si dovrà attenere a quelle che sono le disposizioni chiare della normativa. Abbiamo semplificato la vita alla nostra magistratura, non l'abbiamo complicata. E nel disegno di legge, tra l'altro, prevediamo anche delle pene più alte, ovviamente per chi commette i furti in abitazione, rapine, violazioni di domicilio, con l'obbligo di risarcimento dei danni procurati alle vittime, perché era urgente e necessario, questo lo diciamo perché è un'altra stortura di quello che abbiamo visto nel corso degli anni, eliminare quelle assurde richieste di rimborso da parte dei malviventi e dei loro parenti. Non voglio farla troppo lunga, ma nella relazione di minoranza si legge anche che gli aumenti delle pene non costituiscono un deterrente, perché, diciamo così, l'esperienza va in questa direzione. Io non lo so, bisognerebbe valutare con attenzione i dati. Quel di cui noi siamo certi e sicuri come Lega è che non sono un deterrente, non l'hanno mai rappresentato, gli indulti e le depenalizzazioni che sono stati fatti nel corso della storia, non certo da questa parte politica. Noi non apparteniamo a quella cultura. Noi vogliamo che chi sbaglia paghi davvero e non invece, purtroppo come spesso accade, oltre che a ritrovarceli fuori, ricommettono gli stessi reati, anche perché sul sistema educativo si potrebbe dire tanto, però non ci abbiamo, sappiamo benissimo che non ci abbiamo il tempo. Per tutte queste ragioni, in modo molto semplice e chiaro, con molta tranquillità, senza gridare, senza urlare, senza alzare i toni, abbiamo portato avanti il provvedimento. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Commissione, tutti i membri della Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno cercato di apportare anche le opportune modifiche, chi è intervenuto del nostro gruppo che l'ha fatto in modo egregio, e quindi come gruppo Lega Salvini Premier SDAZ esprimiamo un voto favorevole e, fatemelo dire, legittimo. Grazie. Grazie, senatore Romeo. È iscritto a parlare.